Stanno aprendo il cancello del nostro ristorante. Questo è il vlog. Ovviamente, come sempre, il capo della situazione dell'avventura è Stefano Chinaglia. Se no, chi cazzo poteva essere? Andiamo, vediamo cosa succede. State con noi. Rimbalzo. Rimbalzano. Vedono Stefano Chinaglia, il cantante francese, Ci fino a rimbalzano. c'è alla fine. Abbiamo il privé prenotato, dillo. Ok. Abbiamo il primo No, guarda che ristorante buongiorno. 5 cucchiai, cioè Guarda. praticamente qui te danno una cucchiarata sulla testa. Questa è da matte. Ecco, vi dico solamente che questa è la strada per arrivare al ristorante. Andiamo, Proprio. ecco, Mark Leonard dice la sua. Sì, Il infatti, tronista ha buone detto la sua. giornate. Siamo, fermi, andiamo a vedere recensione sui 5 cucchiai. Carino. Salve. Ciao, Salve. parlavo con Zero Peli, con te ho parlato. Ristorante Zero Zero Peli, Peli. siamo lì È ristorante Zero Peli, no? Non è ristorante. No, scusa, ma io faccio i vlog in continuo. Ciao, C'è un baffo piacere, fantastico. Dopo tanto ti faccio una recensione molto bella se si mangia bene, giusto? Come ti chiami? Matteo, mi metto seduto. Prego, il vostro. Non ci fate caso. Adesso, dopo vi dico come si mangia, eh? Stefano Ve Ignaia. lo dico io come si mangia, che c'ho Stefano la Ridolfi? faccia. Sì, Stefano Ridolfi. Roberto Ridolfi. Mi fai un po' di là? Oh, questo è il Vai di là, divanetto? vai di qua, va. Castro di Ok, salve, salve a qua. tutti, salve, salve. Mark Leonard. Allora, prima non ti ho visto. Sono solo voi. Salute. Qui non si scherza, Non si scherza? Ok. Tutto copertino, signore, non spaventare. Allora, come dicevamo prima al telefono, il 95% della carta si basa sul pesce. Come vedete anche il menù degustazione, appunto, Grazie. i piatti sono tranquillamente estrapolabili dal menù degustazione, quindi se vedete qualcosa possiamo anche non fare tutto il percorso, diciamo. C'è una piccola scelta di carne sul fondo del menù, ma non è il nostro caso, no, assolutamente no. Mi sa che domani è com'è questo piatto? Eh? Molto buono. Ma cosa stai mangiando? Polipo con patate. Stefano, com'è stato questo piatto? Illustre? Dacci con un aggettivo quello che hai mangiato. Eccezionale. Ah, ok, grazie. Il mio piatto era abbastanza buono, ricco diciamo, di freschezza. Ma adesso il nostro amico, detto anche Chef Rubio, perché il cameriere è molto simile a Chef Rubio, ci illustrerà che cosa abbiamo ordinato. Poi un attimo, scusami se ti disturbiamo, con la nostra pazzia. Ma come diceva Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Ok, che cosa ci arriva adesso, se te lo ricordi? Sì, il tataki di tonno. Perfetto. Se lo ordiniamo, il frittino da condividere anche dopo, il fritto di Sarve, il fritto di Sarve Ah, c'è di cipolla ok. europea. E invece co come sono? Cosa abbiamo preso noi? Le crudità Crostacei. crostacee Crostacea in. catalana. Sono astici, scampi e mastancolle, 4 minuti all'umore in forno, accompagnati dalla cipolla europea precedentemente marinata nell'aceto dei lamponi e pizzimonio di verdure. Ah, ok. Semplice, Lo ripeti? certo. Allora, questo è un olio appunto della zona, in questo caso zona di Modigliana. Luca Monduzzi è il produttore, il teatro è l'azienda. Loro producono sia olio che sangiovese che del Trebbiano, metodo classico, tra l'altro strepitoso, fresco, leggermente marognolo, ma di una bella struttura. Questo invece è la selezione Alina di tenuta alla Pennita, quindi ci siamo a Castrocaro, siamo nella zona sopra Forlì e qui è Dove fanno il festival? esatto, la zona di Castrocaro. In questo caso ha un'eleganza estrema, Un po' di sale. proprio estrema. Ma lo sai che sei anche molto fotogenico? Grazie. Ho fatto una bella bruschetta e adesso me la magno. Sì, ma più normale, è un olio normale. Quello? Buono. Questo è un altro, assaggiamo il secondo. Ragazzi, è Quale ti assurdo. piace più? Mi è piaciuto qua, il secondo culo l'ho preso lì, questo. È buonissimo. Ragazzi,
Abbiamo scelto per questo il teatro, due ragazzi giovani, buonissimo. Questo è quello che è arrivato a Mark Leonard, guardatelo. Bella. Ah, niente. Questa è una. Dammela. Cos'è questo? Questa è la catalana, giusto? Giustissimo. È la mia, dovrebbe essere la mia perché Ridolfi me la vuole rubare. Sì, sì, ma è la mia. E voilà. Grazie. Prego. Gentilissimo. Questa è la catalana. Non è la crema catalana, è la catalana, giusto? Buono. Fino adesso ragazzi abbiamo mangiato delle ottime gli ottimi prodotti di pesce. Ma perché mi parla sopra? Ma Chicco è morto. Chicco è morto, ok? Chicco di piede è morto. E gli ottimi prodotti di pesce molto buoni. Conosciamo, abbiamo una leggerezza estrema, il mascarpone bianco è fatto col sifone, quindi gonfio di aria, quindi molto più piacevole e leggero da mangiare. Viene accompagnato con del cacao amaro, un polvere, una spugna fatta col caffè e bagnata col caffè, in questo caso decaffeinato, così se andiamo a letto tutti. Questo è frangipane alle pere? Frangipane è una sorta di cestino di frolla con un ripieno di pere, crema inglese e cannella. Io mi faccio consigliare da te. Latteruolo deve fare. Latteruolo è una sorta di crema inglese però fatto con la nocciola, cotto al vapore, mandorle tostate, funzione di cocco, foglie di dietro disidratate. Budino al cioccolato. Grezzamente detto budino al cioccolato. Fondo di caffè, panna montata e amarena. Io quello lì, il lattaio lì. Il latteruolo. Io farei un latteruolo, un tiramisù, un francese. No, il latteruolo. No, Matteo, scusami. Devo mangiare le foglie? Assolutamente sì, le foglie sono cime di rapa disidratate. Il forno a 100 gradi per 60 minuti con zucchero vero. Lascia la clorofilla in bocca. Wow, va bene la parola wow? Sì, andiamo. I porti sono a colui che ha pagato il conto una grappa perché quell'altro niente. Una grappa morbida. Ah, basta, dai. Quell'altro intanto che non piazza. Bevi una grappa, no, tu bevi il cazzo. Io sì. Anche lui beve. Oh, anche lui la beve. Basta, se c'è una grappa non barrique, naturale, per favore. Certo. La bevi? La goccia qua me la faccio mettere, poi fammi la bocca. Fine. Saluto speciale da George Leonard e Matteo ai 5 cucchiai. Grazie. Ripenso. Prego, prego. Ci vediamo e seguitici sempre. Scusa, ma cos'è che non arriva? La finale. Non arriva nessuno. Non arriva nessuno. Vabbè, stiamo andando via, non siamo brilli. Abbiamo mangiato bene, dell'ottima crudité. Oliati bene. Oliati bene, perché è riuscito anche a scorcare una bottiglia di vino fantastica. D'olio, e c'è sempre Mark Leonard. D'olio, non di vino.